Buonasera a tutti e benvenuti alle degustazioni delle ore 17. Bentrovati a questo appuntamento ancora con l'Amarone della Valpolicella. Abbiamo già degustato un Amarone, ma vogliamo proseguire a parlare di questo vino molto importante e dalla tecnologia, diciamo così, di produzione molto complessa, molto ricca, che implica quindi notevoli differenze tra un'annata e l'altra, tra uno stile e l'altro. Stile, sì, perché si tratta soprattutto di capire come viene fatto adesso l'appassimento delle uve. Diciamo che tradizionalmente le uve venivano lasciate ad appassire in questi fruttai un po' soggetti all'andamento climatico dell'annata. A volte le temperature e l'umidità non erano sempre favorevoli all'appassimento, spesse volte quindi durante questa fase le uve potevano essere attaccate piuttosto alacremente dalla botrytis, dalle muffe più o meno nobili, ma non sempre in forma così ottimale. Qualche volta appunto subivano un pochettino dei danni, quindi si arrivava alla vinificazione con delle uve non perfettamente sane. Adesso la tecnologia ci mette a disposizione i ventilatori e i deumidificatori che consentono quindi alle aziende di poter ottenere un appassimento perfetto, nel senso che mantengono inalterate le qualità della buccia e quindi preservano il contenuto, il mosto praticamente, dalle possibili ossidazioni che potrebbero venire appunto dalla rottura della buccia. In questo modo quindi si hanno degli appassimenti più precisi, più mirati, si porta quindi a una grande concentrazione degli acini, ma con una integrità delle bucce e del graspo. È così quindi che adesso si fanno questi vini e quindi si ottengono vini con una miglior pulizia, con delle note più fresche, con delle note più nitide e quindi con dei risultati certamente più precisi e più fini, più eleganti. Una maggiore integrità quindi del frutto e dei suoi aromi. Per vedere di approfondire questo argomento ho con me questo Capitel Monteolmi, che è un Amarone della Valpolicella classico, della famiglia Tedeschi. La famiglia Tedeschi è un'azienda da anni che lavora in queste terre, è composto ormai, guidato diciamo dalla famiglia di Lorenzo Tedeschi, ai quali si sono affiancati in questi ultimi anni i figli, due maschi, due femmine e un maschio, e cioè Antonietta, Sabrina e Riccardo. L'azienda Tedeschi ha in qualche modo, come dire, ha avuto sempre una attenta cura alla vinificazione di questo vino, che è sempre ritenuto, come dire, proprio l'emblema della zona e della sua viticoltura. Ha quindi prodotto questo Capitel Monteolmi, che adesso è anche vestito elegantemente con questa bella etichetta, proprio per conferire ai suoi vini quegli elementi che loro ritenevano più classici, più tipici e più eleganti della zona. Questo è un 2001. Il 2001 si deve in qualche modo confrontare con un'annata 2000 che è stata ritenuta una delle grandi annate dell'Amarone. Io sono però convinto che questo 2001, sebbene all'inizio non avesse dato risultati straordinari, io ricordo che sulla guida del 2006 avevamo assegnato 91 punti a questo vino, quindi un buon punteggio certamente, ma non elevatissimo. Io sono convinto che però questo vino sia molto molto migliorato nel corso del tempo, e questa sera appunto andremo a vederlo, ma cerco di motivare questa mia convinzione. Io sono convinto che il 2001 sia stata un'annata forse meno generosa, meno ricca e meno calda del 2000, ma ha dato, come dire, un'uva più elegante, più fine. Quando queste uve vengono raccolte e quindi devono avere, come dire, questi aromi molto freschi, molto fragranti, un'acidità ancora abbastanza evidente, abbastanza vivace, per poter poi equilibrare perfettamente gli aromi e gusti che si andranno a formare con l'appassimento. Sarà quindi molto interessante vedere questo stato evolutivo, se avrà dato appunto quei risultati che io spero di trovare in eleganza, in finezza, forse non in eccessiva concentrazione, in eccessiva forza fruttata o speziata, ma proprio in vini molto equilibrati, in vini che dovrebbero secondo me dare migliori prestazioni a tavola, diciamo così, quindi meno vini da meditazione ma più vini per accompagnare il cibo. Il colore, vedete che è il tradizionale colore
di uve che hanno già nel loro nome in qualche modo il loro carattere. Corvina, Rondinella e Molinara. Corvina naturalmente sta ad indicare un'uva carica di colore. E i profumi si aprono davvero con una nota speziata molto molto forte, molto elegante. Secondo me questo stile di vinificazione che tende a prevalere sulla nota di confettura, sulla nota di marmellata. Si apre quindi un bel confronto proprio tra le note speziate e le note fruttate, mature ma senza eccesso, mature ma senza quelle cadenze un po' ossidative, un po' troppo dolce. Un vino quindi che mantiene un certo nervo, una certa tensione, una certa classe. Anche il profumo floreale è molto fine, di questa rosa appassita, di questa violetta, di questi profumi quindi molto, molto fini che danno freschezza, che danno eleganza, che danno spessore al vino. L'apporto gustativo invece è fortissimo. Ha un frutto estremamente dolce, maturo, consistente, senza però nessun cedimento o nessuna cadenza ossidativa. Quindi non troppa confettura, non troppa marmellata, ma proprio delle note di frutto concentrato, serrato, molto mirtillo, molto 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 ribes, quindi aromi di buccia molto molto forti, una speziatura fortissima anche in bocca e una nota floreale davvero molto elegante, molto fine. Ha persino un gusto vagamente tostato, sembra appena appena di sentire qualche nota di elementi che appunto ricordano il goudron, quindi il catrame vegetale. Queste note quindi aprono mondi aromatici davvero non comuni, molto molto singolari. Il gusto si è fatto davvero molto intenso, elegante, ma anche molto bevibile, ecco. Effettivamente le mie impressioni paiono giuste, paiono azzeccate, perché credo proprio che questo vino nel tempo sia migliorato, abbia dato una personalità più netta, più forte, più accentuata, ma soprattutto legata sempre molto all'eleganza. Non è un vino fatto per stupire, ma è un vino fatto per bere, per accompagnare il cibo, che forse è proprio il pregio maggiore che un vino possa avere, essere il compagno della tavola. Un vino quindi che si accompagna favorevolmente alle nostre abitudini alimentari, con piatti naturalmente ricchi, con cucina decisamente saporita, ma appunto il compagno della nostra tavola. Io mi auguro che anche voi possiate cenare con questo ottimo Capitel Monte Olmi dei Fratelli Tedeschi, perché è davvero un vino molto molto buono e straordinario. Vi auguro a tutti una buona serata e vi do appuntamento, come di consueto, a domani sera.